Nonostante l'effetto rallentamento causato dalla pandemia e quello rinfrescante della Niña, il 2020 si piazza tra i 3 anni più caldi di sempre. Così lo State of the Global Climate 2020 della World Meteorological Organization, l'agenzia meteo climatica delle Nazioni Unite. Il rallentamento economico correlato alla pandemia non è infatti riuscito a frenare il cambiamento climatico e l'accelerazione dei relativi impatti. Lo scorso anno la temperatura media globale è stata di circa 1,2 gradi al di sopra del livello preindustriale. Peggio ancora, a testimoniare una progressione implacabile, i 6 anni dal 2015 al 2020 sono stati i più caldi mai registrati e il decennio 2011-2020 è stato il più caldo di sempre. Tutti i principali indicatori climatici evidenziano un cambiamento climatico inarrestabile e continuo, un aumento e un'intensificazione di eventi estremi e gravi perdite e danni che colpiscono persone, società ed economie, dice il segretario generale dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale, Petteri Talas, e la tendenza negativa del clima continuerà per i prossimi decenni, indipendentemente dal nostro successo nella mitigazione. Questo è un rapporto spaventoso, siamo sull'orlo dell'abisso, non abbiamo tempo da perdere, avverte Antonio Gutierrez, segretario generale delle Nazioni Unite. Il clima sta cambiando e gli impatti sono già troppo costosi per le persone e per il pianeta. A marzo i consumi di energia elettrica in Italia sono tornati ai livelli pre-Covid. Terna, la società che gestisce la rete elettrica di trasmissione nazionale, ha rilevato una domanda di elettricità pari a 26,7 miliardi di kilowattora, valore in aumento dello 0,6% rispetto a marzo del 2019 e superiore dell'11,8% rispetto a marzo del 2020, anno che è stato fortemente influenzato dal calo del fabbisogno dovuto alla pandemia da Covid-19. Prosegue inoltre il recupero dei consumi industriali. Anche l'indicatore mensile dei consumi di energia elettrica del settore industriale monitorato da Terna è tornato ai livelli pre-crisi, registrando performance positive dei settori della siderurgia, alimentare e metalli non ferrosi. Le fonti rinnovabili hanno coperto il 35,1% dei consumi, valore sostanzialmente in linea con il 2020 e in crescita rispetto al 2019, quando era al 33,4%. In aumento le fonti fotovoltaica, termoelettrica, idrica ed eolica, in flessione solo la geotermica. Una volta si bonificava da paludi acquitrinose, poi lo sviluppo ha portato benessere, ma anche ferite. Oggi dobbiamo recuperare il territorio inquinato dalle discariche abusive e restituirlo alla collettività. Il generale Giuseppe Badalà, commissario unico per la bonifica e la messa in sicurezza delle discariche abusive, lo dice in una video intervista con l'agenzia Dire. Nel 2017 il Ministero dell'Ambiente aveva la necessità di bonificare o mettere in sicurezza 81 siti abusivi e chiamò l'Arma dei Carabinieri. Ad oggi, dopo 4 anni, su 81 siti ne sono stati bonificati 51 e gli altri 30 saranno completati entro il 2024. Stiamo continuando da 4 anni. Ringrazio il Governo, il Ministro Roberto Cingolani della fiducia data per questo lavoro fatto da una missione dell'Arma dei Carabinieri. Siamo in 10 presso questa sede del Comando Unità Forestale Ambientale e Agroalimentari, quindi la grande unità, l'unità specializzata dell'Arma, per fare cosa? Per fare tutelare ambiente, agroalimentare, territorio, risanamento del territorio. Ma non si tratta solo di risanare il territorio, ma anche le casse dello Stato. Infatti, per ogni discarica abusiva, l'Italia paga multe salatissime all'Unione Europea. Un impegno, quello del commissariato diretto dal generale Badalà, che diventa anche una pratica da esportare, perché il problema non è solo nazionale. È un problema europeo. Alcune cifre danno per l'Italia circa 29.000 siti regionali, cosiddetti SIR, i 42 SIN, siti di interesse nazionale, ma in Europa sono presenti, si stima, 2,2 milioni di siti su cui si deve lavorare, o discariche oppure sono siti contaminati. Per questo l'altro valore aggiunto, il quarto valore aggiunto che potremmo dire, è quello che l'Italia ha una grande capacità di creare tecnologia, di esportare tecnologia, in questo caso verde, tecnologia di disinquinamento, o con gli enti di ricerca o col mondo privato.
Pollica, perla del Cilento, capitale della dieta mediterranea e casa italiana dei Climate Shapers, il 22 aprile sarà protagonista della seconda edizione di Food for Earth Day, la maratona digitale di 24 ore sulla sostenibilità organizzata da Future Food Institute e FAO in occasione della Giornata della Terra. Si tratta della più grande lezione digitale mondiale sul potere rigenerativo dei sistemi alimentari a beneficio del pianeta, che, come un'ideale torcia olimpica, viaggerà da est a ovest e coinvolgerà giovani attivisti, scienziati, premi Nobel, chef, agricoltori, start-up, giornalisti, giovani leader, decisori politici da ogni angolo del mondo, con l'obiettivo condividere esperienze e saperi capaci di ispirare un approccio integrale all'ecologia, mostrando modelli di produzione, condivisione e consumo sostenibili. L'evento, che si inserisce tra le iniziative organizzate per la Giornata Mondiale della Terra, attraverserà tutti i paesi del G20, il Mediterraneo, paesi emergenti e zone del mondo patrimonio naturale dell'umanità. Mediterraneo e dieta mediterranea saranno tematiche centrali all'interno del palinsesto italiano della Maratona Globale, a sottolineare come questo stile di vita, patrimonio dell'umanità UNESCO, che mira all'armonia tra l'uomo e l'ambiente, sia oggi strumento essenziale per la salvaguardia della biodiversità, dell'ecosistema che ci accoglie e della nostra identità. Stiamo partendo, siamo pronti. Quest'anno la nostra Maratona Globale, che comunque partirà all'alba prestissimo in Australia e ci porterà a correre per tutto il mondo, in realtà si fermerà in Italia, verrà trasmessa da Pollica, perché Pollica per noi ha un senso molto importante. Pollica è la capitale mondiale della dieta mediterranea, una delle comunità UNESCO che appunto rappresenta la dieta mediterranea nel mondo, ed è la casa dei Climate Shapers, perché proprio a Pollica fin dall'anno scorso abbiamo ospitato i bootcamp formativi del Future Food Institute e della FAO, che stanno formando appunto Climate Shapers, giovani attivisti, scienziati, innovatori che agiscono per il clima e per il pianeta. E a Pollica noi non solo trasmetteremo l'intera maratona, ma attiveremo una grande lezione per il pianeta che coinvolgerà le scuole. Così noi non solo ci connetteremo virtualmente, ma daremo voce a tutti quei ragazzi che nel mondo, nella Giornata della Terra, metteranno in campo azioni concrete per dimostrare che non si parla solo di fare protesta e di lanciare delle grida per salvare il pianeta, ma si parla di rimboccarci le maniche e cominciare ad agire. Il 22 aprile, Giornata Mondiale della Terra, la nostra maratona Food for Earth, il cibo al centro, cibo per il pianeta Terra, sarà partner ufficiale del Earth Day Network, organizzazione che da 51 anni celebra questa importante giornata. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.